Bene, bene. Mario, ripeto un po' con le tue storie. Niente, allora io volevo dire una cosa, che io Artibano l'ho conosciuto nel 1979, no, in Belgio, quindi ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni. E devo dire una cosa, che in 38 anni che canto, io non ho mai scritto un testo. Artibano un giorno mi manda una base e mi fa: senti, io vorrei che tu facessi una versione italiana di questo brano. E gli dissi: guarda Artibano, io hai sbagliato persona. Cioè, io non sono proprio la persona adatta per scrivere. Infatti un brano lo feci scrivere da Manuel e lui mi disse: no, tu lo devi fare. Ho detto ok, mi sono messo lì una settimana, scrivevo, strappavo, rifacevo. Poi alla fine gli ho mandato il provino, ho detto: senti, io ti mando il provino, vedi se va bene. E lui mi fa: non toccare nulla. E in questo provino avevo messo anche la voce della mia compagna, che ha fatto un pezzo parlato. Lui mi ha detto: no, devi lasciare questo così. E oggi l'abbiamo fatto. Voilà. E per me è stata un'esperienza, è lui che mi ha spronato, insomma, a farla. E grazie Artibano. Merci. Bene. Grazie a voi. Grazie. Allora Gianni. Gianni, allora anche. Ma chi sono tu all'appello? La collaborazione. Niente, allora. Ieri sera ho visto Artibano in televisione. Oh? In Calabria, canale 15, TV Esperia. Sei stato giovedì, venerdì e domani pure alle 23. Mamma mia, con l'orchestra. Ti ricordi che hai suonato con l'orchestra di 40 elementi? E ti rendi conto? Stasera va su Roma. E sì, su... per la collaborazione. Sì, per la collaborazione su Gran Gala Italia. Quindi, perché il nostro programma va su 100 televisioni. Quindi tu... abbiamo voluto il nostro Artibano. L'abbiamo ospitato. Bravo. E quindi facciamo circa 10 milioni di ascoltatori a settimana in tutta Italia. Quindi adesso faremo la nuova edizione e quindi sarai... Grande Gala Italia. Sì. Allora voilà, ha aperto una bella... Lui è produttore di questa trasmissione. Sì, diciamo, diciamo che quest'anno, nel 2023 con Elena abbiamo fatto su TikTok 30 milioni di visualizzazioni. Quindi stiamo andando bene. Però se tu adesso ci vuoi dare una mano e venire anche da noi, perché adesso noi siamo anche... Ti do la mano, scusa, ti taglio la parola. Stiamo per aprire una televisione noi, anche nazionale, e le radio, poi ne parliamo con calma. E, sì, comunque lui è molto bravo, ha fatto delle belle canzoni, lo conosco dal 1945. 2010. Ai tempi della guerra. Io ti do un colpo di mano, perché tu mi stai dando un colpo di mano. E la prova, passiamo il 26 settembre, passa Gran Gala Italia 101. Lui mi ha dato la permissione di fare un montaggio di questa cosa. Tutte altre trasmissioni, Manuele, guarda qui. Tutte altre trasmissioni. Da sole si può sognare, insieme si può creare. Mettete questo in testa, e non è di Victor Hugo e Platon e tutti gli altri, sono le mie parole da 50 anni. Lui, ho passato tre canzoni a questa trasmissione, tre canzoni. Ho chiesto l'autorizzazione, mi ha mandato tre canzoni di Elena, ho fatto il montaggio. Adesso tutto l'interno. Grazie alla tua collaborazione, sì, se tu non volevi, io non potevo passare questa cosa. Tutto l'inverno adesso. Tu mi inviti, io ti invito come loro. Siamo insieme. Esatto. Quel che cerca di tirare la copertura da sola, può tirare la copertura da sola. Ma noi.